Eccolo. Salve, salve a tutti. Ciao, Perfetto, metto se in condivisione il tuo. Confermatemi se lo vedete. non ancora. Perfetto. 5 minuti a partire da adesso. Visa fai. Salve a tutti, sono Davide Leonetti, CMO e co-founder di VisaFi, una piattaforma digitale per la richiesta di visti consolari online. Realizzando VisaFi siamo partiti da un problema, cioè la richiesta di visti consolari, che è ancora nel 2021 una procedura lunga e complicata, in quanto i viaggiatori devono ricercare informazioni che spesso sono obsolete sul web e compilare formulari cartacei e inviare la propria documentazione alle ambasciate. Tra l'altro, le ambasciate e i consolati non forniscono alcuna assistenza personalizzata, lasciando a sé i viaggiatori che possono commettere tendenzialmente errori nella loro pratica e vedersi rifiutato il visto. Pensate ad un dipendente in trasferta per un importante incontro di affari che si vede rifiutato il visto a qualche giorno dalla trasferta. Tra l'altro, occorre anche consegnare di persona documentazione alle ambasciate, in quanto non accettano consegne se non da agenzie di fiducia come noi. Per risolvere questi problemi abbiamo sviluppato una soluzione, che è una piattaforma web accessibile 24/7 da qualsiasi dispositivo, tramite la quale forniamo assistenza personalizzata prima e durante il processo di richiesta di visti consolari, individuando il visto consolare perfetto per le esigenze del cliente e riducendo al minimo le chance di rifiuto del visto, e gestendo anche la logistica della documentazione per i clienti, evitando spostamenti all'interno della stessa città, nel migliore dei casi, o nel peggiore, tra diverse città. Le seguenti sono le slide che rappresentano una piccola demo della nostra piattaforma web. Per quanto riguarda il mercato in cui operiamo, recentemente da Market Watch nel 2021 il valore del mercato globale per i servizi consolari è stato valutato a 2 miliardi di dollari americani, con un tasso di crescita annuo dell'11% fino al 2024. E in questo ambiente di mercato abbiamo la competizione di due tipi di player. I primi sono agenzie basate offline che possono offrire questo servizio esclusivamente offline perché non hanno né i mezzi né le capacità di offrire il nostro servizio online, e allo stesso tempo quello di alcune aziende che riescono ad offrire questo servizio digitalmente, non per tutti i tipi di visto. E specialmente lo fanno per autorizzazioni di viaggio per scopi turistici, lasciando totalmente fuori il segmento B2B. E poi ci siamo noi, il team dietro VisaFi, Angelo e Davide, rispettivamente CEO, CMO, papà e figlio, e combiniamo esperienza decennale nel settore dei visti consolari con esperienza internazionale a capo di marketing digitale di startup tedesche e una carriera accademica anche internazionale, unito all'esperienza da self-learner di tecnologie full stack. Il nostro MVP ci ha permesso di realizzare una traction servendo oltre 300 clienti, generando oltre 145.000 euro in fatturato. Come si può ben vedere dal grafico, la nostra crescita è stata fortemente rallentata dal Covid, perché chiaramente tutti i paesi del mondo erano chiusi. E la cosa interessante da vedere è che, avendo sfermato il nostro advertising, la ripresa successiva è stata totalmente organica, permettendoci di crescere ancora nel mercato tendenzialmente a costo zero. Questi sono alcuni dei nostri clienti per i quali siamo diventati il partner numero uno in materia di visti consolari, raggiungendo customer satisfaction tendenzialmente massime, come le recensioni sui social network possono testimoniare da parte dei nostri clienti. L'essere profittevoli dal giorno 1 è avere a disposizione tutte le skills necessarie per il nostro progetto all'interno del team, ci ha permesso di creare il nostro MVP senza far ricorso a capitale di terzi, quindi la maggior parte del capitale in mano ai founder, e recentemente abbiamo vinto due grant per un totale di 40.000 euro, tra cui Smart Money di Invitalia, per cui in caso di investimento futuro da parte di investitori ci sarà un grant aggiuntivo del 100%. Nella nostra roadmap prevediamo un'accelerazione alla fine del 2021
per poi nel 2022 ripartire con l'advertising, man mano che sempre più e più paesi riapriranno le loro frontiere. Contestualmente allo sviluppo delle app per dispositivi mobili e API per l'integrazione con altri partner e servizi già disponibili sul mercato, per poi nel 2023 aggredire anche altri mercati internazionali. Ricapitolando, perché VisaFi crediamo di essere il team giusto con le skill complementari, perché combiniamo esperienza settoriale nei visti consolari e esperienza nel digital, e questo è testimoniato dall'MVP che ci ha permesso di generare la traction di cui abbiamo parlato qualche slide fa, e del mercato in forte ripresa dopo il Covid. Grazie mille per la considerazione, qui ci sono i miei contatti. Perfetto, per grazie eventuali, Davide. Domande. Grazie Davide, sicuramente per il pitch molto chiaro. Sicuramente è un'idea molto molto interessante, forse il momento non è molto fortunato, visto comunque diciamo il generale diciamo blocco dei viaggi, soprattutto quelli extracontinentali. Davide, se puoi togliere la condivisione. Sicuramente diciamo, io conosco benissimo diciamo, la tematica, avendo una moglie che è extracomunitaria e quindi ha un passaporto sicuramente meno potente, diciamo, se possiamo definirlo così, di quello italiano, e ogni volta che ci troviamo a viaggiare, per esempio in America o altri luoghi, mentre noi abbiamo il visa on arrival, lei deve passare ogni volta durante tutta questa trafila. Quindi sicuramente è molto molto interessante il fatto che voi abbiate fornito abbiate realizzato questa piattaforma digitale che in pratica ha il ruolo di quelle che sono le agenzie. Esatto. per quanto riguarda i visti. Quello che io mi chiedo, non è forse troppo tardi il 2023 per pensare all'internazionalizzazione, considerando che in Italia diciamo, la maggior parte della popolazione ovviamente è italiana e quindi ha un passaporto con molti meno problemi relativamente ai visa. Non sarebbe il caso magari di anticipare il lancio sul mercato, per esempio magari mi viene in mente così su dei piedi la Gran Bretagna, il Regno Unito, che soprattutto dopo la Brexit ora avrà sicuramente più necessità, cioè, rispetto al passato per quanto riguarda la disponibilità di visti in tempi rapidi, smart e veloci. Quindi volevo sentire la tua su questo punto. Assolutamente sì. L'espansione internazionale nel 2023 ci permetterà nel mentre di realizzare l'infrastruttura necessaria per automatizzare sempre più quello che è l'intervento umano, andando sul mercato sempre più pronti, perché guardando tendenzialmente oltreoceano ci sono già diversi altri competitor che hanno un livello di tecnologia fortemente avanzato. Mm-hmm. Perciò prima di aggredire quei mercati, riducendo il rischio di poter fallire in questo, vogliamo sviluppare la nostra tecnologia testandola in Italia, perché è dove abbiamo un vantaggio competitivo forte, data la competizione quasi non esistente. Una volta collaudato e realizzata l'infrastruttura necessaria, avremo poi le spalle forti per poterci rivolgere ad altri mercati. Relativamente al campione di clienti che ha già testato il vostro MVP, diciamo, che percentuale di questi era italiano e che percentuale di questi era un extracomunitario residente in Italia? Allora, facendo un attimo una distinzione tra B2B e B2C, perché la maggior parte, diciamo, dei clienti che abbiamo servito con nazionalità non italiana era nel B2C. Quindi con occhio solo al B2C stiamo parlando anche di percentuali del 60%, quindi forse anche oltre la metà di queste persone qui. Mentre nel B2C, ad esempio, per gli Stati Uniti, banalmente, molti viaggiatori delle aziende hanno tendenzialmente girato il mondo e sono stati in diversi paesi della cosiddetta blacklist, quindi non possono più fare richiesta per un semplice visto consolare per un'autorizzazione di viaggio, ma devono richiedere un visto consolare più strutturato, che richiede tutta la procedura descritta nelle slide. Sì. dove siamo forti nella semplificazione di questi passaggi. Perfetto, vediamo se ci sono domande da parte del comitato. No, va bene, grazie. D'accordo. Ancora grazie Davide, complimenti. Grazie a voi.